Se anche tu sei un videomaker e stai impazzendo con quelli che sono i feedback dei tuoi clienti e ti sei perso nei meandri delle modifiche infinite per i tuoi video, beh, sappi che oggi esploreremo insieme un'innovazione che trasforma e trasformerà radicalmente l'esperienza di creazione dei video. E ti sto parlando di Frame.io, o almeno così penso che si pronunci. Comunque mettiamo un bel logo gigante Frame.io, così è per tutti chiaro. E se sei come me, sempre alla ricerca di modi per semplificare il flusso di lavoro e migliorare appunto la comunicazione con i clienti, allora questa piattaforma è la chiave. Infatti va oltre la semplice condivisione di video, è il nostro compagno ideale per gestire progetti che richiedono feedback chiari e tempestivi. Quindi che tu sia un videomaker indipendente o lavori in squadra, perché anche qui Frame.io è progettato per rendere il processo veramente creativo più fluido che mai. Quindi partendo dalle revisioni ai commenti, ci permetterà di concentrarci sulla creatività, ottimizzando il nostro tempo e offrendo un'esperienza senza sforzo, sia per noi, ma anche e soprattutto per i nostri clienti. Quindi preparatevi a unire la potenza della creatività con l'efficienza di Frame.io. Ora andiamo a vedere un po' nel pratico come funziona, quindi vi lascio con un estratto di lezione che è possibile trovare all'interno del nostro videocorso su hpvforlearning.it, dove appunto potrete approfondire sia questo argomento che tutti gli argomenti più tecnici, ma anche e soprattutto quelli poi relativi a quella che è la vita aziendale di un videomaker. Anche perché ricordatevi che fare video non vuol dire semplicemente girarli e montarli, ma anche e soprattutto gestire tutti questi processi qua. E fate attenzione perché questo, quello della revisione, è assolutamente uno dei processi in cui si rischia di perdere più tempo. Cioè, voi potreste mettiamo 2 giorni a realizzare le riprese e il montaggio del video finito e poi perdervi per mesi nei feedback. Quindi mi raccomando, se ci sono degli strumenti come questi, utilizziamoli per fluidificare questo processo e per renderlo non una zavorra lavorativa, perché poi appunto le cose si accumulano e poi scoppiano tutte insieme. Quindi assolutamente adesso rimettiamoci al lavoro e capiamo bene come funziona questo strumento. Come vedete, Frame.io si presenta in modo molto semplice. Come vedete abbiamo delle suddivisioni che sono Media, Review Link, Presentation e C2C Connection. Quindi la possibilità di caricare qui i nostri video, di avere qui organizzati tutti i link che mandiamo ai clienti, e adesso poi vedremo come si fa, o anche di organizzare una presentazione. Quindi carichiamo subito il nostro video, andiamo su Media e trascinando semplicemente andiamo a caricare il nostro video come se fosse una qualsiasi piattaforma su cui facciamo un upload. Ok, quindi da questo video, una volta che sarà caricato e elaborato, possiamo decidere di condividerlo. Avremo questa schermata dove possiamo copiare il link e mandarlo a chi vogliamo, oppure direttamente scrivere una mail e mandare alla mail specifica appunto il link. Quindi una volta che abbiamo condiviso il nostro link, lo abbiamo visibile in questa tabella che è quella dei review link, che fa sempre testo al progetto in cui siamo. Se dovessi andare su quella di video clienti, ci sono tutti i link per accedere ai video dei nostri clienti. Abbiamo la possibilità di vedere le notifiche, che come vedete sono in base al tipo di lavoro, e quindi abbiamo anche uno storico di tutte le notifiche. Adesso andiamo a vedere effettivamente come è strutturato e perché è veramente qualcosa di molto semplice. Abbiamo la possibilità di, come in qualsiasi player, di visualizzare il video e di farlo con diverse caratteristiche. Questa è veramente forse una delle funzioni più interessanti, la possibilità di aggiungere delle maschere che abbiano delle guide. Quindi per esempio possiamo vedere come sarebbe questo video con le barre cinematiche nere, come sarebbe forse ormai ad oggi più importante in 9:16 direttamente per come così croppato, quindi per le stories o i reel in 4:3. Quindi per esempio adesso facciamo conto che io abbia intenzione di inserire commenti per dire che voglio prendere degli estratti da questo video per fare dei reel. Quindi adesso, senza che voi vediate per forza il video, dico ok, estratto, quindi inserisco qua il commento, estratto per il reel 1. Quindi come vedete qua, importante, abbiamo questo orologino attivato, deve essere sempre attivato, e fatelo presente anche ai vostri clienti, perché solo così appunto il commento verrà direttamente piazzato nel punto in timeline in cui siete nella visualizzazione.
ok? Perché sennò viene piazzato senza un'indicazione temporale. E la cosa figa, forse non l'avevo ancora detto, ma ormai per me è scontato, è che appunto i commenti, le persone li inseriscono e sono direttamente piazzati, incollati in timeline nella porzione di video che dobbiamo modificare. Posso andare a spostarlo, ma anche ad allungarlo per dire che io voglio appunto tutto questo, questi 15 secondi di reel. Ok, faccio send. Come vedete, mi è apparso il commento, ci sarà scritto chi lo ha fatto e come vedete appunto in timeline lo abbiamo ben visualizzabile, il fatto che da quel secondo preciso a quell'altro secondo vogliamo avere come estratto del reel. Poi andiamo un po' avanti, faccio finta, togliamo la parte delle maschere, facciamo finta che qui ci sia un errore, ok, e posso dire qui c'è un errore di parlato, ok? Possiamo mandare il nostro commento e quindi anche qua dal riepilogo potremo semplicemente navigare cliccando sul commento nel video attraverso appunto i commenti, quindi andare a cercare le parti di video che si vogliono modificare. È fondamentale che le comunicazioni siano chiare, siano precise, siano assolutamente impossibili da fraintendere e per farlo è fondamentale avere uno strumento che sia di efficienza per facilitare a tutti questa cosa. Non dimentichiamoci che però il fatto che un video possa o no avere dei feedback negativi o positivi, questo dipende solo ed esclusivamente dal nostro operato. Quindi dobbiamo lavorare bene fin da subito per far sì che il nostro video sia impeccabile, almeno secondo quella che è la nostra idea creativa e secondo quello che è la nostra vision su quel progetto specifico. Però non è detto che la nostra vision sia la stessa delle varie persone con cui ci rapportiamo, quindi per questo è fondamentale essere chiari fin da subito in quella che è la parte di comunicazione che c'è con il cliente prima della realizzazione del video. Ok, come facciamo però a rendere ancora più efficiente, ancora più immediata questa cosa, questa comunicazione? Possiamo andare a rendere più evidente questo commento utilizzando gli strumenti che Framaio ci mette a disposizione. In questo caso, premendo su questo pennellino qua, possiamo andare a selezionare diversi strumenti. Come vedete adesso abbiamo un pennello con cui possiamo scegliere i colori, ok? E per esempio prendiamo questo azzurro di qua, facciamo un cerchiolino, ecco qui c'è la cosa che vogliamo togliere, ma diciamo che non è evidente. Allora che facciamo? Ci mettiamo anche una bella freccia, sempre selezionando il colore, oppure possiamo mettere anche delle forme. Quindi da questo punto di vista abbiamo veramente tutti gli strumenti per poter comunicare in maniera molto più efficiente e rapida al nostro cliente dov'è il problema. Quindi abbiamo visto come inserire commenti, ne abbiamo inseriti alcuni e appunto possiamo ovviamente andare anche a rispondere a questi commenti e andare a fare tutta una conversazione, o comunque ci può essere una conversazione tra le persone appunto in questa sezione commenti, un po' come se fosse un social. Possiamo scaricarli e qua si apre anche qui un mondo, possiamo scaricarli perché? Perché la cosa figa di Framaio è che noi possiamo avere questi commenti integrati direttamente nel software. Ok, benissimo, siamo su Premiere e come vedete abbiamo il tool di verifica di Framaio direttamente. Ma la cosa più interessante è che noi possiamo linkare appunto il nostro cursore. Quindi nel momento in cui andremo a cliccare sopra una modifica, come vedete, quasi per magia, quasi per miracolo, nel nostro video ci andiamo a spostare direttamente all'interno del punto in cui la modifica è stata richiesta. E nel momento in cui ci andiamo ad esportare il nostro video, lo possiamo direttamente in fase di export caricare come seconda versione su Framaio, così che il cliente possa vedere effettivamente che la modifica è stata fatta e possa appunto anche confrontare i vari video. Come vedete, per il fatto che avevamo già linkato la sequenza, in realtà ci ha appunto, come dicevo prima, sostituito il video con l'altra versione dello stesso, quindi appunto caricando abbiamo qui indicate le varie versioni, quindi quella che abbiamo fatto prima con tutti i vari commenti e quella che abbiamo fatto adesso con il video modificato. Framaio è veramente pazzesco e vi semplificherà di tantissimo la vita, quindi vi ricordo che su questo canale YouTube noi continueremo a pubblicare
novità e comunque lezioni come questa che vi aiuteranno a voi come videomaker o come liberi professionisti nell'ambito digital sicuramente a semplificare e a crescere in questo ambito. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e continuate a seguirci per rimanere aggiornati. Ci sono tante lezioni che potrete trovare sui nostri videocorsi e vi invito ad andare su www.hpvforlearning.it per avere una panoramica più chiara tra quelle che possono essere lezioni gratuite o comunque videocorsi completi e appunto riuscire a comunicare in maniera veramente efficiente da subito è qualcosa che dovrete imparare a fare, perché è facilissimo poi incastrarsi su lavorazioni dove non siamo preparati appunto ad affrontare tutta una serie di feedback o comunque di catene, perché poi si creano delle vere e proprie catene di modifiche, di feedback anche contrastanti che possono veramente metterci in difficoltà a livello lavorativo. E consideriamo appunto che noi dobbiamo semplificare assolutamente al nostro cliente, ai nostri collaboratori, in tutti i modi il fatto di poter comunicare quello che si pensa, però dobbiamo anche mettere bene in chiaro subito le cose. Quindi mi raccomando, anche sul mondo dei feedback e sulle modifiche, cercate fin da subito di mettere le cose in chiaro, perché poi può diventare complesso. Cercate di far raccogliere al vostro cliente tutte quante le modifiche, cercate di non farle disperdere in più momenti, nel senso, nel momento in cui il cliente decide di lasciare il feedback, ci comunica quando ha finito e da lì possiamo procedere con le modifiche. Perché veramente ho visto veramente tantissimi progetti arrivare alla versione 200 dello stesso video, e questo succede sempre, solo ed esclusivamente per colpa nostra. È una nostra mancanza nella gestione del processo. Usiamo gli strumenti adeguati per fare le cose, perché basta foglietti di carta scritti che sembrano quelli del medico, basta messaggi WhatsApp, minuti, miliardi di ore di messaggi WhatsApp, vocali WhatsApp, che sono veramente la tragedia per noi. E cerchiamo anche noi però di avere questo tipo di approccio, cioè nel senso, non possiamo pretendere dal cliente di utilizzare uno strumento, di utilizzare una facilitazione per noi in primis, ma anche poi per lui, se non siamo i primi ad avere un tipo di comunicazione chiara, semplice e che segue appunto questo tipo di linea di pensiero, che è quella di semplificarsi e di non creare confusione in tutto questo processo. Ora direi di andare ancora, prima delle considerazioni finali, a dare un piccolo sguardo a quella che è la versione mobile, così da avere una visione a 360 gradi su questo tool. Ok, come vedete qua siamo su iPhone, ma comunque l'applicazione è disponibile in qualsiasi tipo di dispositivo, e andiamo a cliccare sull'applicazione. Abbiamo la possibilità di vedere tutti i commenti, di scrivere dei commenti, di rispondere, di navigare nella timeline, insomma è veramente immediato e super intuitivo anche avere poi uno strumento del genere a portata di mano. Quindi siamo fuori per lavoro, il cliente ci lascia un feedback, siamo sul set, siamo lontani dal computer, dalle mail, non è complicato rimanere connessi con il progetto e con le persone che ci lavorano, proprio perché è fruibile questo strumento da ovunque. Abbiamo la possibilità di avere, come vedete qua, tutte le notifiche dei vari commenti e riceverle anche in push poi sul telefono. Quindi questo veramente anche un altro elemento molto molto importante. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video e vi invito assolutamente a seguirci, a visitare hpvforlearning.it, dove potrete trovare il corso completo e altri corsi inerenti al mondo web, del digital e del videomaking, per poter approfondire sempre di più questi argomenti che veramente possono cambiare la vostra esperienza lavorativa. Quindi mi raccomando, rimani sempre aggiornato tramite di noi, tramite tutto il materiale che puoi fagocitare, non smettere mai di imparare nuovi strumenti, non smettere mai di metterti alla prova, e noi ci vediamo con un prossimo video.